Walter Veltroni ha detto che hai fortemente voluto questo ruolo, avevi letto il libro e hai chiesto di poter fare un provino. Com'è andata? Sì, è andata così, ho letto il libro e appunto durante una traversata atlantica mi ricordo che appena arrivato dall'altra parte, insomma con i telefoni che ritornavano a funzionare, una delle prime telefonate è stata proprio per fargli i complimenti per questa storia che aveva scritto, che mi aveva colpito molto e mi era piaciuta molto, insomma. Quindi avevo detto, secondo me ci sono delle potenzialità per fare un bel film, e lui mi ha detto, in realtà lo stiamo già scrivendo, quindi in effetti allora a quel punto ho detto, se farai dei provini per il protagonista, mi piacerebbe essere tra quelli, tra gli attori che provinerai. E poi, insomma, varie vicissitudini, alla fine siamo arrivati effettivamente alla proposta ufficiale, alla lettura della sceneggiatura, che ovviamente aveva delle variazioni rispetto al libro, e poi siamo partiti con questa storia che appunto manteneva anche nella versione filmica tutte le sue potenzialità di restituire alcuni messaggi, secondo me il più importante dei quali è che non ci deve essere nostalgia verso il passato, per quanto bello e stimolante possa essere stato, non ci deve essere troppo, insomma, troppo buttarsi giù, perché magari appunto si scopre che a 31 anni sono volati via dormendo, ma ripartire dal presente e cercare di rendere più interessante possibile il futuro che ci resta, e valorizzare le persone che troviamo e accarezzare con un saluto quelle che se ne sono andate, o che magari continuano ad esserci vicine ma che non fanno più parte della nostra vita. Insomma, un po' mi sembrava che ci fossero dei toni di molto positivi, insomma, nonostante poi la storia di uno che ovviamente sta in coma a 31 anni è drammatica, insomma, non oso immaginare cosa significherebbe effettivamente stare, non dico 31 anni, ma anche soltanto un anno, no, della propria vita staccato dal mondo e vederlo poi trasformato quando ti risvegli. Però è proprio questo il bello, secondo me, appunto, della vita, no? Di assorbire qualsiasi colpo ci possa infliggere e ripartire guardando avanti, sapendo che cosa abbiamo ancora in mano e su cosa possiamo contare. Grazie. Posso? Allora, il cinema spesso è premonitore e vede cose che la gente normale, l'occhio comune non coglie. Noi oggi siamo in un periodo in cui il mondo cambia molto velocemente. Lei come vede il futuro e che approccio al futuro ci può essere in una condizione del genere? Ma sì, è vero che il mondo sta cambiando con un'accelerazione sempre più intensa, mi pare. Però forse ogni stagione ha i suoi pro e i suoi contro. Insomma, non credo che appunto valga il detto se stava meglio quando si stava peggio, perché poi se guardiamo indietro invece ci sono tanti elementi riflettendo sui quali capiamo che invece stiamo molto meglio adesso, come potenzialità, come possibilità, anche come stato in generale, insomma, delle persone, al di là del fatto che poi in quest'epoca magari si è fatta ancora più forte la forbice delle sperequazioni economiche, no? I pochissimi che hanno tutto, tantissimo, e tantissimi che hanno poco, niente. Però, insomma, anche non lo so, le condizioni sanitarie, se pensiamo anche soltanto a quello di alcuni decenni fa, sicuramente non erano migliori di come sono adesso. La scienza ha fatto passi avanti. Non so, appunto, una pandemia come quella che abbiamo appena vissuto, se fosse successo 50 anni fa, come ne saremmo usciti? Insomma, ci sono molti elementi per i quali la modernità non è soltanto una giungla, ma offre moltissime potenzialità, a partire anche da questi aggeggi, no? Che sono i nostri demoni, perché ci passiamo, ci buttiamo dentro l'anima, però potenzialmente ci offrono delle cose che anche soltanto appunto 30 o 40 anni fa erano impossibili da pensare. Quindi grandi potenzialità, è ovvio che dobbiamo essere sempre noi con la nostra coscienza e la nostra capacità critica a governare loro e non viceversa, e se ci riusciamo, secondo me, insomma, abbiamo ancora qualche speranza. Poi se guardiamo al genere umano, non è, diciamo, il sapiens non è l'animale più intelligente della Terra, a dispetto di quanto si possa pensare, perché ci sono tantissimi elementi che dimostrano che sta segando il ramo su cui siamo seduti, per cui
pensare che noi con la nostra azione singola non creiamo danni, perché tanto siamo soltanto noi, ma noi moltiplicati per milioni o miliardi, ovviamente, insomma, qualche atteggiamento dovremmo modificarlo. E penso che effettivamente pensare al futuro senza occuparsi oggi di ecologia, di tutti i cambiamenti che dovremmo mettere in atto da subito, non rimandando al 2030 o 2050, forse si rischia che insomma, che la Terra venga, come dicono alcuni, fra qualche secolo abitata dagli insetti e dai topi, insomma, che la razza umana magari non sopravviverà. Speriamo di no, ma insomma io ormai, insomma, sono vicino alla pensione, quindi riguarda voi giovani. Ok, grazie.